Buongiorno, mi chiamo Ulisse Di Corpo e sono il promotore della conferenza permanente su energia vitale, sintopia e risonanza. E ho qui con me oggi Maurizia Mancini. Ci vuoi dire Su qualcosa su di te? di me, allora io mi occupo di felicità, non mi occupo di sintropia in maniera diretta, ma nel mio lavoro c'entra perché la felicità è un aspetto, come vedremo poi, che in qualche modo è legato, almeno mi piace vederlo legato e secondo me ci sono delle basi per poterlo considerare legato alla sintropia. Mi occupo di felicità in senso molto pratico, nel senso che porto l'idea e la pratica di come si fa a essere felici a lungo termine, sia per le persone, faccio un sacco di seminari e anche delle consulenze private in alcuni casi, sia nelle aziende, sia nelle scuole che anche in carcere, perché la felicità è non solo una cosa che si può raggiungere, perché noi parliamo così nella nostra lingua, no? Si dice si raggiunge la felicità come se fosse una meta. In realtà no, è uno stato naturale dell'essere umano che si può nutrire in vari modi e che ha anche una serie di effetti benefici sia sul fisico, quindi sia sulla salute, sia sulle relazioni ovviamente, ma anche proprio sull'efficacia e l'efficienza da un punto di vista professionale e soprattutto si attacca. E quindi ho una mia missione personale di rendere il mondo un posto concretamente più felice perché nella mia vita ho visto grandi cambiamenti, in quella dei miei clienti vedo continuamente grandi cambiamenti e sono alla portata veramente di tutti e quindi penso che sia giusto che tutti possano accedere a questo stato che ci rende degli esseri viventi migliori. Ecco. Quindi la felicità è contagiosa. La felicità è contagiosa. Addirittura c'è uno studio che dimostra una cosa molto controintuitiva di com'è contagiosa questa felicità, perché uno si aspetta che se te sei felice anche i tuoi amici sono felici, cioè le persone che frequenti diventano felici, no? Invece in questo studio, che è uno di quelli che ho citato nel paper che c'è nella conferenza permanente, adesso non ricordo così a voce i riferimenti, ma lì l'ho inserito, hanno dimostrato che praticamente i tuoi vicini di casa, anche quelli che non vedi mai, sono più felici perché tu sei felice. E questa, secondo me, è una cosa meravigliosa. Cioè non serve il contatto fisico, è proprio un'energia nell'ambiente che si irradia. Sì, o comunque anche degli incontri casuali, dei piccoli istanti, anche se non parlate in maniera diretta di qualcosa di felice, eccetera, trasmettono la possibilità di questa felicità e studi alla mano, quindi proprio hanno fatto cioè, ci hanno creato un laboratorio intorno a questo tema e hanno dimostrato che effettivamente anche i vicini di casa che ti incontrano e fanno buongiorno, buonasera dalle scale diventano più felici se c'è una persona felice. E questo è Bene, bellissimo. interessantissimo. Senti, noi ci siamo incontrati la prima volta 5 anni fa al SANDA, che era questa conferenza su scienze non dualità. Ma che cos'è che ti ha colpito della sintopia relativamente alla felicità? Allora, in realtà prima di arrivare alla felicità, la sintropia mi ha colpito perché è molto vicina a quelli che sono gli insegnamenti spirituali delle antiche tradizioni, che a loro volta sono vicini a quello che rende l'uomo felice. Quindi c'è stato un passaggio che è passato dalla spiritualità. E io pratico meditazione, pratico delle pratiche spirituali anche piuttosto intense da vari anni. E quindi ho anche studiato un po' i testi sacri originali, eccetera, e quello che dicono i grandi maestri ha delle caratteristiche molto vicine alla sintropia. Anche una persona che magari non sa di cosa sto parlando, però sa che, per esempio, nella meditazione c'è anche una dimensione della meditazione che è quella di grande concentrazione, no? Per esempio. Ecco, già questo, soltanto questa piccola informazione ti lega anche all'idea di concentrazione di energia della sintropia, ma questo legame non è soltanto teorico, cioè non è che concentrazione di qua, concentrazione di là, è proprio che poi se vai a vedere come funzionano le pratiche vanno tutte a favorire quelle caratteristiche tipiche della sintropia, no? Per esempio l'armonia che poi permette la creazione di sistemi complessi e quindi va anche a favorire le strade più semplici per raggiungere un obiettivo, sono sia una cosa che si ritrova in tante pratiche spirituali, sia poi quello che serve nella vita quotidiana per essere felici. Un esempio che proprio secondo me è banalissimo è quanto noi stiamo meglio quando le cose hanno una struttura ordinata che permette della creatività all'interno, cioè il caos puro, l'entropia, noi non ci fa stare bene. Una situazione in cui c'è un sistema che però lascia delle libertà interne, quindi una sintropia
che tende anche a dare delle possibilità, no? Che tende verso questo futuro di altre possibilità, quindi uno sistema che non è chiuso, non è morto. Ecco, questa è una cosa che noi possiamo anche vedere nel nostro spazio, cioè avere ordine nel nostro spazio e spazio per fare le cose è una banalità, però lo sai anche tu, senza che andiamo nelle statistiche, senza che andiamo nelle pratiche specifiche per essere felici, lo sai anche tu che si sta meglio. E quindi, senza andare proprio nei tecnicismi, già questo ti fa capire quanto noi tendiamo in realtà naturalmente, se vogliamo veramente nutrire la nostra felicità, a diventare esseri ancora più sintropici. Un po' anche la questione dei desideri, no? Come si realizzano i desideri? È un capitolo del mio lavoro, perché molte persone arrivano da me che non sono felici perché nella loro testa, nella loro credenza, non hanno ABC, non sono D e F, no? Uno arriva con un problema molte volte, che poi non è alla fine quello che non ti rende felice, però quella è un'occasione per andare poi a lavorare su di te e andare a tirare fuori quelle risorse dentro di te, che quel problema può proprio tirarti fuori come i problemi a scuola che ti insegnano delle cose. Ecco, anche in una situazione del genere, ci si accorge poi che questa pratica di realizzazione dei desideri, i desideri si possono realizzare attraverso facendo quello che fanno le persone che realizzano tutto quello che vogliono. Tutti conosciamo uno che qualsiasi cosa si mette in testa la fa, tutti lo conosciamo, un personaggio del genere. E queste persone hanno delle caratteristiche specifiche nel come si muovono, nel come interagiscono con gli altri e nel come lavorano, che sono più o meno quelle, cioè tutti più o meno quelli che hanno successo, nel senso che succedono, cioè che vivono la loro vita nel loro unico modo al meglio, hanno tutti più o meno le stesse caratteristiche. Ecco, tutte queste caratteristiche hanno un sapore sintropico, soprattutto poi con l'idea che realizzare desideri è come e proiettarsi nel futuro e cercare di arrivare lì, no? E quindi avere una super causa che ti tira verso di sé, proprio ti attrae, è anche un'immagine che ti aiuta, no? A comprenderla. Sto cercando di parlare di sintropia stando fuori dal discorso sintropico, proprio perché mi piacerebbe parlare con chi di sintropia non sa niente. Questo è quello che sto Sì, cercando di fare. a te quello che ti ha colpito, vedo, è proprio il concetto della supercausa, cioè del fatto che la sintropia agisce dal futuro verso il passato e il presente. Questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo e poi questa tendenza all'armonia. Questa è la cosa, secondo me, che più me l'ha resa pratica e quotidiana anche per chi non ha mai lavorato sui desideri. Perché per me personalmente la supercausa mi spiega tante cose che capitano a me nella mia vita e ai miei clienti che hanno gli strumenti per farlo. Però l'armonia invece è per tutti. Cioè il fatto di tendere a qualcosa di armonico è davvero. Il fatto che poi l'armonia ti faccia sentire meglio è davvero una cosa che tutti fanno esperienza, di cui tutti fanno esperienza. Quindi queste due cose sono le cose principali. Senti, tu parlavi anche del nervo vago, io parlo in genere del plesso solare del cuore e ho visto che è un elemento importante in questo percorso, cioè riuscire a percepire questi vissuti interiori. Qualche volta ho avuto l'impressione che chi ha difficoltà a percepire questi vissuti interiori abbia anche difficoltà poi con la sintropia e con l'armonia e con ciò di cui stiamo parlando adesso. Non so se anche tu hai avuto un'impressione del genere. Allora, io sì, nel senso che io ho notato molte differenze, siccome questi vissuti interiori si possono allenare, cioè il nervo vago si può allenare, detta così sembra che sto dicendo un'eresia, in realtà non la sto dicendo io, e ci sono degli studi sulla relazione tra il nervo vago e alcuni aspetti dei vissuti interiori che sono principalmente empatia e compassione. Hanno visto che c'è un grande legame tra empatia e compassione e l'attivazione del nervo vago, e allo stesso tempo hanno visto che empatia e compassione sono degli stati che nutrono profondamente la felicità di chi li prova, cioè più tu ti alleni a essere empatico o ti alleni a essere compassionevole, più tutta la tua felicità nella vita, tutta la felicità che percepisci al di là di quello che fai è maggiore. Io sto semplificando chiaramente, ma ci sono tutti i riferimenti a questi studi proprio perché è interessante anche vedere come ci sono arrivati. Ecco, io ho notato una differenza tra il prima e il dopo, cioè ho notato che siccome appunto si possono allenare la percezione del vissuto interiore, è un allenamento percettivo che va oltre il sistema psicologico, è proprio percezione che è il mio campo, perché io non mi occupo di psicologia, ma proprio di percezione. Ho visto come prima le persone che non si sentivano, semplifichiamola così,
avevano una vita meno sintropica, nel senso che accedevano meno proprio ai vantaggi che indubbiamente noi tutti abbiamo se viviamo in maniera molto più sintropica. Mentre una volta che queste persone hanno imparato a fare questa cosa, ecco che la loro vita diventa più armoniosa, ecco che è più facile per loro anche comprendere che cos'è una supercausa, hanno anche meno resistenza verso il concetto, quindi si infilano anche meno in discorsi che cercano di giustificare una vita triste, no? Perché c'è anche questo discorso. Ho un esempio da questo punto di vista che non c'è nel paper, ma mi viene così in questo momento. Io ho una cliente che si lamentava di avere il cuore chiuso, queste erano le sue parole, cioè dice io non sento niente, io tutti parlano d'amore, parlano di queste cose, ma mentre io quando vedo una persona, lei si parlava proprio di vita di coppia, quando vedo un uomo, ma io lo valuto se mi va bene o no, cioè se ha le attività che vanno bene a me, se ha i soldi che voglio io, se esteticamente eccetera, però tutti mi parlano di quest'amore, a me sembra di perdermi qualcosa. Allora noi siamo andati ad allenare il percepito interiore attraverso tutte delle cose un po' di sponda, non in maniera diretta, in modo che lei non avesse dell'ansia da prestazione, e abbiamo lavorato tanto sulla gratitudine, proprio sul percepire la gratitudine. Questa gratitudine l'abbiamo allenata per giorni, cioè tutti i giorni per qualche mese. Dopo circa 3 mesi c'è stato uno scoppio di gratitudine. Per lei prima era difficilissimo trovare cose per cui essere grata, invece è una persona che ha una ottima situazione familiare, ha un'ottima situazione lavorativa, quindi aveva tanti motivi, anche una bellissima donna, aveva tanti motivi, no? Da fuori, ma lei diceva: no, io ho questo problema che per gli altri poteva sembrare piccolo e quindi non riesco a essere grata. Lei ha iniziato attraverso la gratitudine ad accorgersi tanto delle altre persone, perché si è accorta che tantissime gratitudini erano rivolte alle relazioni. Questa cosa le ha permesso un po' più di comprendere che cosa fosse l'empatia, quindi di fare proprio delle esperienze pratiche, perché si era accorta che a volte era grata perché qualcuno vicino a lei era felice. E questo era un passo nei confronti dell'empatia. Ecco, quindi noi abbiamo allenato la sua autopercezione di alcuni vissuti. A un certo punto ha avuto questo scoppio di gratitudine in cui in un giorno mi ha raccontato saranno state 30 cose di cui era grata, tutte insieme. Era dice, oddio, cosa mi succede? Sono super grata, eccetera. E in seguito tutte quelle cose che lei voleva ottenere, per esempio appunto un uomo, eccetera, si sono poi messe a posto secondo lei, quindi ha percepito la risoluzione di tutta una serie di problemi perché ha iniziato a vedere proprio il mondo in maniera diversa e dava molto più spazio lei a questa armonia, molta più chiarezza in questi desideri che qui in questo contesto chiameremo nelle supercause desiderate, no? Lei è riuscita, aumentando una percezione di sé, a favorire molto più la sintropia nella sua vita, direi. Quindi la mia conoscenza di questo più che altro è pratica. Non ho io gli strumenti a livello di laboratorio, di macchinari per poter analizzare l'attivazione del nervo vago, perché chiaramente questo è totalmente fuori dal mio lavoro, però questa cosa l'hanno vista in tanti, cioè hanno visto proprio quanto anche una corretta attivazione del sistema, non solo del nervo vago, ma di anche altri aspetti, anche tutta la questione ormonale, tutto il sistema ossitocinico, eccetera, porti poi a una percezione, quindi poi una realizzazione della vita molto più semplice e quindi anche a più felicità. Ti ho risposto, credo di sì. Beh, sì, ma hai risposto benissimo. Mi pare di capire però che per ogni persona c'è una ricetta, una soluzione diversa per attivare il nervo vago. Allora, io non lavoro direttamente sull'attivazione del nervo vago perché a me interessano i risultati nella realtà. Il mio approccio è un approccio che è vicino a quello del mentoring e nel coaching, cioè ti insegno delle strategie e ti accompagno dei tuoi obiettivi. Il fatto che si passi dall'attivazione del nervo vago per me è una conferma scientifica, quindi io non mi concentro in un'attivazione del nervo vago. Quindi la risposta che io ti do adesso è sugli effetti finali che immagino da quegli studi che io appunto ho studiato, che ho introdotto anche un po' nelle mie teorie, che questo porti a un'attivazione del nervo vago perché gli studiosi dicono così, però io non ho modo di provarla questa cosa. Però, fatta questa intro, sì, diciamo che ogni persona ha una sua modalità e ha delle cose che gli funzionano meglio perché ogni uomo ha, in questo caso è un'isola. Nel senso che ogni essere umano ha un suo sistema percettivo dato dal suo modo di vedere la realtà che è profondamente diverso da quello di chiunque altro. Lavoro moltissimo appunto sulla percezione e questo che all'inizio poteva sembrare un ostacolo, no? Il fatto che ognuno veda il mondo davvero come lui è e non come il mondo è, potrebbe sembrare un ostacolo, ma in realtà
Questo è una grande liberazione perché attraverso un aspetto di noi che è l'intelligenza intuitiva, mia e dell'altra persona o mia del gruppo, io semplicemente perché sono allenata e sto guidando un processo, la persona perché lui è il vero maestro di se stesso, nel dialogo con tra intelligenze intuitive emerge sempre qual è la tua chiave, cioè è molto facile in realtà, non pretendendo che una cosa funzioni per tutti, far emergere quello che funziona davvero. È la persona stessa che lo esprime in maniera estremamente chiara, guidato con dei processi che sono la base del mio lavoro. È molto semplice vedere anche proprio, cioè, ha una reazione emotiva ed è la reazione che io chiamo dell'ultimo pezzo del puzzle. Quel click che vedi proprio che è quel pezzettino lì, lo vede la persona e se uno sta guardando un processo di scavo e quindi di ricerca di qual è il punto per poter risolvere quella cosa, se uno si mette lì e guarda, vede proprio nell'espressione della persona quando lo si trova. Quindi il fatto che ognuno abbia il suo metodo, il suo modo di farlo, è una grande liberazione perché quello che da fuori si deve fare è, come prima cosa, liberarsi del proprio, cioè cercare di non applicare a un altro quello che funziona per te. E questo fa sì che la stessa cosa magari non è, però quindi una, ma sarà un po' diversa, ma ciò che sono riuscita ad ottenere su di me o su alcuni altri clienti si può ottenere anche con quel cliente lì, perché non pretendiamo il protocollo tutti uguali. Ci sono delle linee guida che lasciano appunto, come dicevamo prima, una bella struttura che lascia largo spazio alla creatività e quindi il futuro si può esprimere in maniera libera ma armonica. Ecco. Quindi mi pare di capire che la felicità è qualcosa che tutti possono realizzare, però c'è parecchio lavoro da fare, non è istantanea. Allora, dipende. Allora, considera che anche lì, continuo a citare studi, pare che il 40% sia una questione genetica, il 60% ci puoi fare qualcosa. Io la vedo così questa statistica. Innanzitutto che questo 40% lo stanno appunto studiando perché ci sono tutti i lavori sull'epigenetica, su come ci sono attivazioni genetiche di un tipo o dell'altro a seconda dell'ambiente e di quello che accade. Quindi anche quel 40%, sebbene genetico, non è scritto nella pietra, quindi si possono attivare delle cose. Avendo il 60% a nostra disposizione vuol dire che facciamo arrivare a una felicità da 6, mettiamola così, è totalmente nelle nostre mani. La terza cosa interessante è che per le persone quello che fa moltissimo è la differenza di stato, cioè una persona che parte da una situazione per lei tragica, un piccolo miglioramento dà grande felicità. Quindi non è che tutti dobbiamo raggiungere lo stesso tipo di vita, lo stesso tipo di... E quindi per ognuno non è così difficile come sembra. Ci sono tanti aspetti a cui rivolgersi, da cui prenderla, però siccome noi abbiamo sempre in noi le risorse, anche quando si fanno i piccoli primi passi, si riesce a essere già molto più felici da subito. Siamo talmente affamati della nostra naturale felicità, perché è come se vivessimo in cattività e un giorno ci portassero in un prato, siamo talmente affamati di questa cosa che sebbene avere la coppa della persona più felice del mondo, che in realtà non interessa a nessuno, possa sembrare complicato, già un piccolo scalino ci rende estremamente più felici. Quello che paradossalmente è più difficile è una volta che si ottiene un livello di felicità che a noi piace, e adesso magari poi la definiamo che cosa intendiamo con felicità, perché sennò magari non è chiaro, perché per qualcuno potrebbe essere una cosa diversa da quello che diciamo noi. Però quando uno arriva a un livello di felicità che ci piace, alcune persone si dimenticano e quindi, come si dice da noi in Romagna, si svaccano, cioè quindi si rilassano e non nutrono più tanto quella felicità e quindi dopo un po' magari gli riscende. Per esempio, nel libro che sta uscendo, che ho scritto, che si chiama Le persone felici esistono, individuo questi 7 pilastri della felicità, prendendo appunto spunto da degli studi che sono i più famosi sulla felicità, che sono quelli della dottoressa Rif e del dottor Mihaly Csikszentmihalyi. Messi insieme ho creato questi 7 pilastri e questi 7 pilastri, se li leggi, sono una cosa complessa, sono le basi della felicità e sono, per esempio, non so, relazioni di qualità, autostima, gestione dell'ambiente, eccetera. Messi così, cioè se noi li prendiamo, ecco, devo saper gestire l'ambiente, devo avere una buona autostima, eccetera. Se li prendi separati, sembra una cosa complessa. In realtà, qualsiasi pratica di felicità che io offro alle persone ne nutre tanti tutti insieme. Quindi, già per dire, prima abbiamo parlato di questo piccolo giochino della creatività, che è della gratitudine,
che è una cosa che si nomina anche molto spesso perché appunto hanno visto essere molto efficace nel rendere le persone più felici, sono pratiche semplici, per esempio, e alla portata di tutti. Già la gratitudine ti può dare tanto, anche se sembra che non stai facendo niente, perché per esempio se io inizio a essere grata di quello che accade nella mia vita, già la mia percezione della gestione dell'ambiente è migliore perché mi accorgo che magari io sono grato perché oggi sono riuscito a fare questa cosa o perché anche se io non ce l'ho fatta mi è andata bene. Cioè andiamo tutte le cose che io esprimo possono andare a nutrire per esempio il pilastro della gestione dell'ambiente o dell'autostima. Sono grato perché oggi sono riuscito a fare una cosa che ieri non sono riuscito a fare. Quindi tutte le pratiche in realtà nutrono tutti i pilastri della felicità o quasi. Alcune sono più specifiche, alcune sono molto avanzate e ti permettono di fare dei cambiamenti rapidi anche in pochi minuti. Quindi non è così difficile essere felici perché si comincia da subito. Subito questo delta, questa differenza tra come stavi prima e come stai poi, ti dà tanta carica e quindi ti permette di nutrire sempre più facilmente la felicità. È un po' come quando una persona è a dieta. Se tu quando ti metti a dieta, faccio un esempio assurdo, il primo giorno già vedi che hai perso 3 kg, che a noi ci sembra impossibile e farebbe anche male, però ti dà una carica, no? Quindi ti dice, oh cavolo, funziona, magari lo faccio anche domani. Magari non ti dà una carica a lungo termine, però a breve termine sì. E siccome a differenza della dieta e di questo esempio scemo che ho fatto, irreale apposta, la felicità è una cosa che migliora tutta la tua vita contemporaneamente perché ti fa andare proprio al fondo di quello che vuoi veramente, perché tutto quello che faccio passa dall'autenticità. Io spesso parlo di felicità e autenticità insieme perché è importante che la persona comprenda che se non sei autentico non riesci a essere felice, cioè se non sei tu. Come fai a essere felice? Chi è felice se non sei te stesso, no? E quindi questa autenticità fa sì che subito tu abbia tanti risultati e che tutto il percorso diventi sempre più appassionante. Ci sono molte persone che hanno fatto con me dei seminari anche 3-4 anni fa che godono ancora della cosa e tutte le volte che facciamo magari qualcosa di extra, una masterclass, eccetera, sì, la voglio fare perché ho convinto l'amica a fare questa cosa per lei e lei è riuscita a farla. Cioè diventano veramente quelli che io chiamo gli stimolatori di felicità, tant'è che ci ho fatto pure il gruppo Telegram che è 144 stimoli Maurizio Mancini e dentro li chiamo gli stimolatori di felicità perché veramente tu sei felice e diventa così facile che vuoi che tutti siano felici e vai avanti così. Dicevamo, definiamo sta felicità. Nel paper c'è un accenno storico-filosofico al tema. Andiamo direttamente a quello che poi dove siamo arrivati in fondo, no? Cosa diciamo noi oggi per felicità? E io ho preso la definizione più amata dalla scienza contemporanea, ce ne sono tante di definizioni, ma ho preso quella perché sono molto d'accordo con questa definizione. Ed è una definizione che comprende sia il breve termine che il lungo termine, con una concentrazione maggiore nel lungo termine, ma che non nega il breve termine. Cioè, essere felici significa avere sì degli stati di piacevolezza a breve termine, quindi di gioia, di serenità, eccetera, ma soprattutto sentire che la propria vita ha un senso, che noi abbiamo un significato. Questo ti permette di essere davvero felice a lungo termine, perché altrimenti diventa solo una ricerca continua di benessere e di piacere che non ti porta al senso e quindi man mano senti un vuoto, senti una mancanza appunto di senso che per noi è fondamentale come esseri umani. E quindi usiamo questo come concetto di felicità ed è questo che ci permette poi di fare questo salto con la sintropia. Quindi l'elemento chiave è il bisogno di significato, di dare un senso, alla propria esistenza. Sì, quello è l'elemento più importante, più che darlo, di scoprirlo, perché noi il senso ce l'abbiamo e che non ci lasciamo in pace, non ci permettiamo di. Pensa a tutti i discorsi sul successo e sul fallimento, no? Che sono discorsi oggigiorno particolarmente intensi perché siamo in una cultura abbastanza individualista e quindi l'idea di successo e fallimento diventa fondamentale. Una volta magari c'erano anche dei ragionamenti più collettivi, adesso ce ne sono di meno, no? Quindi in questo momento i discorsi successo e fallimento sono molto forti, ma quando lavori con una persona sia sul successo sia sul fallimento, ti accorgi che molte volte ci sono un sacco di blocchi, un sacco di paure, che di solito sono maggiori per il successo che per il fallimento, paura di avere successo.
oltre che paura di avere fallimento. Una volta che la persona con degli strumenti molto rapidi riesce a individuare da solo quali sono questi suoi blocchi e a liberarsene, e di molti, se riesce a farlo in autonomia, se ha gli strumenti, ci metti anche poco, molte cose le liberi davvero in questione di minuti. E io so che sto facendo un discorso pazzesco, ma so che qui lo posso fare. E, se tu fai questa cosa, ti accorgi che quello che accade è che in realtà tu sotto sotto l'hai sempre saputo quello che era il senso. Tu sotto sotto, quando eri piccolo, non ti facevi questa domanda, però lo sapevi cosa ti piaceva, per dire una banalità. E quindi è ritrovarlo il senso. E questo senso lo puoi andare ad approfondire sempre di più. Per esempio, poi è possibile che molti finiscano, come sono finita io, a lavorare molto nell'essenza, no? A capire qual è la mia essenza profonda, ed è per questo che poi mi sono data a dei percorsi di meditazione spirituali molto profondi, perché lì c'è la grande gioia per me. Però questo è il mio percorso, non tutti hanno bisogno di questo per trovare il proprio senso. Il mio senso è anche quello che sto facendo adesso. Ieri un'amica mi ha chiesto se partecipavo a dei discorsi o delle stanze su un social, mi ha chiesto: ma dai, ma parliamo di qualcosa di diverso, della felicità o della realizzazione. Io ci ho pensato e ho detto: ma nel mio mondo non c'è niente di diverso da questo, perché questo è il mio senso, no? Portare la felicità e questo tema della realizzazione davvero nel mondo, alla portata di tutti, è concreta, cioè proprio fare questa unione tra invisibile e visibile, ma in maniera proprio pratica. Questo è il mio senso. Quindi qualsiasi argomento veniva fuori con questa mia amica, tipo parliamo di cinema, parliamo di libri, eccetera, dicevo sì, ma alla fine va tutto lì. E quindi ecco, per dire, questo è il mio senso, ma è un esempio anche poco calzante, perché parlo di questo e si vede che sono su questo. Però ci sono quelle persone che, per esempio, hanno un senso che non è codificato e che soffrono moltissimo di questo, perché vedono magari l'amico che voleva fare l'astronauta, no? Come si diceva una volta, che fa l'astronauta, quello che ha sempre saputo di voler fare il pianista e fa il pianista, e loro no, loro non sanno cosa vogliono fare, no? E quindi c'è una grande sofferenza. E, hanno parlato di persone che sono multipotenziali, adesso si parla di questa cosa, cioè di persone che hanno tanti interessi. Anche quello è un senso, perché il senso poi non è nelle cose che fai, ma poi è dentro di te, in come le fai, in che cosa ci trovi, è una cosa molto più profonda. Quindi molte volte le persone, anche quando lavoriamo proprio sul senso, non hanno un senso che dicono: ah, non mi ero mai accorto che volevo fare il cuoco. Cioè, non è quello il senso. Il senso è proprio una cosa valoriale, per esempio, a un livello. Si va ancora più in profondità, però per dire. Quando tu hai chiaro che valori vuoi esprimere, quali sono i tuoi veri valori nella vita, già molto senso l'hai preso, perché quei valori li puoi applicare anche mentre lavi piatti, per dire. Cioè, e quindi la vita tutta prende un senso, non solo quando lavori o solo quando fai la mamma, il babbo, il figlio, il nonno, il padrone del cane. Cioè, dopo tutto è sensato perché è sotto le definizioni sociali di che cosa ha senso o che cosa non abbia senso, insomma. Bene, bene. Maurizio, grazie tantissimo. Si vede la tua passione in questo campo e trasmetti felicità quando ne parli. Mi fa piacere. Grazie mille Ulisse di avermi fatto parte di questa conferenza permanente, di cui sono veramente felicissima, e sono anche molto curiosa di vedere come evolverà, perché ci sono tante menti e tante persone e tanti cuori, ci sono tante menti e tanti cuori Esatto. in questa conferenza, e quindi è un ambiente in cui sono molto onorata di essere. Grazie mille. Grazie a te e alla prossima volta. A presto, ciao! Ciao.